più di due lustri dall'ultimo confronto allo Zini di Cremona. 18 febbraio 2006 finì 2-0 per i grigiorossi lombardi. Cremonese imbattuta in casa dalla 20 febbraio 2016, 0-2 col Pordenone. Allo Zini i lombardi vanno a segno da 29 gare ufficiali consecutive. Per contro il Pescara non vince in trasferta partite di campionato dalla 14 maggio 2016, 2-5 a Modena, e subisce gol lontano dall'Adriatico da 22 match di fila, 53 reti al passivo. Le scelte iniziali: Bovo dal primo minuto, Zampano al posto di Crescenzi, Brugman confermato in cabina di regia, supportato da Koulibaly e Valzania, stesso tridente del Sole Pettinari Capone. Nella Cremonese fuori per infortunio il grande ex Daniele Croce e Clayton Dos Santos, sostituti Marconi e Cavion. 4-3-1-2 l'ex lanciano Antonio Piccolo nella terra di nessuno, a ridosso di Paulinho al debutto da titolare, e Brighenti arbitra Furno di Roma 1. Cremonese aggressiva, la squadra di Attilio Tesser prende da subito il comando delle operazioni, pressing alto, subito un brivido al quinto, sponda di Brighenti e gran sinistro di Pesce, incrocio scheggiato. Il Pescara fa fatica a costruire, spesso schermato da Piccolo, Brugman si fa vivo al minuto 39, controllo a destra da fuori a sorvolare la traversa. 40esimo il regista uruguaiano innesca Pettinari che conclude debolmente da ottima posizione. Versante opposto Paulinho, doppio passo ai danni di coda e tiro frustrato dall'ottimo Pigliacelli. 0-0 al termine della prima frazione. Ripresa dopo 5 minuti, sinistro radente di Piccolo, insidioso ma leggermente largo. 14esimo primo cambio, Tesserra rimpiazza Piccolo con Castrovilli, letteralmente murato 2 minuti più tardi da Brugman, quanto mai provvidenziale. Canutè per Valzania, Brugman mezzala, il Pescara cresce di intensità, Mokulu rileva Paulinho, esce del Sole, entra Baez che al 32esimo serve Brugman, destro ad incrociare, palo clamoroso, tapin vincente di Pettinari, si alza la bandierina di Cecconi di Empoli, la chiamata è corretta, di poco ma il fuorigioco c'è. Terzo avvicendamento al minuto 35, fuori Pettinari, dentro Ganz, all'ultimo respiro, punizione dal limite, Canutè mira all'incrocio, miracolo di Uicani che salva, porta e risultato. Finisce così, 0-0, buon punto, ma con Zeman in panchina e senza dubbio una notizia.